E con noi il grande piacere di avere Antonio Iovane. Antonio, buon pomeriggio. Buon pomeriggio, il piacere è tutto mio. Ah, bello, così iniziamo già benissimo. È un piacere reciproco, dai. Allora Antonio, noi abbiamo dato i voti a Marco Masini, ci interessa sapere quali sono le tue impressioni sulla prima e sulla seconda serata, e una domanda cattivella, facciamo partire lui a dare i voti invece a Chiara, che abbiamo appena ascoltato con Nessun Posto e Casa Mia. Ma io gli do un 4 e mezzo, le do un 4 e mezzo sulla fiducia, dai. Sei fiducioso? È bello questa cosa della fiducia, voglio dire, cioè, ci sta. Devo dire, ragazzi, che insomma questo festival non mi sembra musicalmente un granché, però ci sono delle chicche, a mio avviso. Se volete vi faccio anche qualche nome. Assolutamente. Possiamo dire al quarto posto, io finora tra quelli che ho sentito, cioè più o meno tutti, alcuni non li ho sentiti, ma un po' perché ho i bimbi che dormono, e quindi se vi ricordate quello, c'è la bambina che vomita, ma vomitato, cioè, sì, come no. Grande Corrado Guzzanti. Esatto, e quindi devo tenere il volume basso, li sento poco, eccetera. E un po' perché certe canzoni, devo dire, a metà basta, ho chiuso perché non si potevano sentire, erano insentibili. Comunque io direi che Ermal Meta lo piazzo al quarto posto. Perfetto, è il mio preferito, Antonio, sappilo. Sì, non era per niente male. La Mannoia mi ha stupito perché io non la amo particolarmente, perché secondo me nella sua carriera ha fatto le canzoni sempre un po' tutte uguali, con quello stesso pathos, e mi ha un po' stupito perché era particolarmente espressiva, particolarmente trasportata. L'interpretazione è stata... E poi si vede che ci tiene. Io la piazzerei al terzo posto. Poi? Al secondo posto io metterei Michele Bravi, perché devo dire molto in gamba, simpatico, disinvolto, la canzone non è male. E al primo posto, a mio avviso, io piacerei Paola Turci. Esatto, Paola Turci, esatto. Perfettamente Paola, d'accordo. Non tantissimo per la canzone è discreta, però lei ha una personalità, e poi sono un maschio, una bellezza. Sì, ieri sensualissima. Bellezza, mamma mia. Cioè, sono rimasto impressionato, devo dirvi la verità. Speriamo che tua moglie non sia all'ascolto, però. Mia moglie è all'ascolto, ma insomma anche lei ha detto che era molto bella. Assolutamente, molto insieme. Siamo d'accordo su questo, ecco. Ecco Antonio, invece sulla conduzione che ne pensi? Un po' noiosa, almeno per quanto ci riguarda. Abbiamo trovato un po' noiosa. Allora, Carlo Conti fa sempre il suo, lui è quello che è, non ha particolari guizzi, però comunque è sempre nel tono Sanremo, abbastanza elegante, non mi è dispiaciuto. Maria De Filippi, non capisco bene cosa ci stia a fare lì, questa è la verità. Non è la sua dimensione. Mi sembra che faccia un po' la figura della Valletta, ecco, posso dirlo? Sì, ma non può fare la Valletta, è quello il fatto. Sta facendo un po' la valle, mi stupisce, perché è una con la sua personalità. Io mi sarei aspettato che avesse cercato di, non dico sovrastare Carlo Conti, ma almeno di stare al suo pari, e invece si vede che si è messa in un ruolo minore. Questa è la mia impressione, non so se voi siete. Sì, siamo d'accordo. Tra l'altro noi ieri abbiamo sottolineato quanto il festival poi duri troppo. Effettivamente una serata, far finire una serata all'1:20, poi c'è il dopo festival, mi sembra alquanto esagerato. Questa è una polemica antica. Sì, io... è vero, è una polemica antica, però negli anni... il primo a dire che non durante la settimana uno non può seguire tutto il festival, però evidentemente gli ascolti premiano anche questa scelta, è indubitabile. Stavate parlando di Totti prima, mi sembra. Sì, stavamo introducendo l'argomento. Ecco. Il capitano. Sappiamo che tu hai una certa passione, ecco. Per me, vabbè, io sono romanista, naturalmente, e poi vabbè, ieri devo dire mi ha fatto molto ridere, perché aveva un umorismo naturale, naif da un certo punto di vista, ma anche furbo dall'altro punto di vista. Certo, sì, lui è molto autoironico comunque. E poi la battuta sul piccione, e non ci venga a dire lui stesso che non l'ha fatta apposta pensando alla Lazio, non ce lo venga a dire, perché non ci crede nessuno, perché anche perché il piccione, per definire l'Aquila della Lazio, è un'istituzione. Direi di sì. Anche perché pare che la canzone che doveva invece menzionare era Si può dare di più, invece all'ultimo momento ha cambiato. Direi che la sua canzone preferita è Si può dare di più, invece ha detto Il piccione. Esatto. Poi l'ha detto con quel tono ironico, si capiva che
che voleva spiazzare un po' tutti e l'ha detto così. Poi naturalmente gli avranno detto: no, non, ci sono tanti tifosi della Lazio all'ascolto, tu non puoi dire, eh no, io sono Totti, te lo dico. Però tu sei un tifoso della Roma, ieri lui ha detto che tra 20 anni non si sa dove si vede, no? Quindi anche magari lontano dalla Roma. Te lo immagini un Totti lontano dalla Roma? Ma non credo, ma io non mi immagino Roma lontana da Totti, nel senso che vedo difficile il fatto che una squadra si possa privare comunque di un personaggio simbolo così importante, anche come bandiera, ma per quello che riguarda l'immagine della stessa squadra, come un po' come Bruno Conti. Ma che lo vedi Bruno Conti a fare il direttore sportivo della Juve? No, assolutamente no. Direi proprio un sacrilegio, anche se Capello dichiarò non allenerò mai la Juve, poi dopo 3 mesi ha firmato, ma questa è un'altra storia. Ma Capello non è una bandiera, queste a Roma ci sono le bandiere, ma anche a Napoli ci sono le bandiere, lo sappiamo. No? Assolutamente sì. Costoro non tradiscono, vabbè, forse sto esagerando perché voi avete un certo Higuaín che vi ha fatto uno scherzetto. No, lascia stare, forse è un argomento proprio da non aprire, grazie. Parlavamo di chi, scusa, purtroppo c'è stata un'interruzione, non so che cosa. Lo so. Antonio, prima di salutarci, stasera serata cover, hai citato Michele Bravi, che è quello che secondo me ha fatto poi la scelta più coraggiosa perché canterà La stagione dell'amore di Franco Battiato. Tu che ne pensi? Io penso che la scelta più coraggiosa sarà quella di Herman Meta, che fa una canzone difficilissima, Amara terra mia di Mugno. Sì. Lì veramente ne vedremo delle belle, perché è una canzone eccezionale, ma se non la canti con l'intensità, se non la canti col trasporto, con la potenza vocale che aveva Mugno, rischi di fare figuracce. Speriamo bene, vediamo. Penso che però sia anche, sono Antonio, ciao, abbiamo lo stesso nome. Sì, Antonio, esatto. Però penso si riferisca anche all'Albania, immagino, Herman Meta, quindi ci sta come anima, come cuore, l'omaggio, poi è chiaro. Ah, beh, certo. Le voci. Poi un'altra componente che aggiungerei come giudizio su questo festival è che si parla tanto di amore e se ne parla, devo dire, in maniera molto banale, non c'è il pensiero stupendo, non c'è il frizzo, il tradimento, no, siamo tutti felici perché siamo innamorati, se ne parla in questo tono medio e c'è una pochissima attenzione verso i temi sociali, ho riscontrato, verso non stiamo guardando molto oltre il nostro ombelico, speriamo che Sanremo non sia proprio lo specchio del nostro paese e che ci sia un interesse maggiore verso temi molto più importanti. C'era una canzone di un giovane però che non ho ascoltato, mi hanno detto sull'immigrazione e che è andata male, giusto? Sì, forse era quella lì di I coccodrilli. Sì, di Braschi. No. Marianne Miranda. Sì. Beh, di Baustelle, di Bianconi. L'ha scritta Bianconi, sì. No, nel mare ci sono i coccodrilli, sì. Sì, ecco. Sì, non ho avuto la fortuna di sentirla, però almeno un riferimento al tema dell'immigrazione c'era. Nelle altre canzoni non ho sentito granché da questo punto di vista. Perfetto, Antonio, grazie mille. Come direbbe Mary Cacciola, salutaci tutta la Radio Capital. Lo farò. Grazie mille per essere stato con noi, se ti fa piacere poi ti coinvolgeremo anche nei prossimi giorni. Molto volentieri, a presto. Ciao Antonio. Ciao. Radio Amore.